Ragazze, eccomi tornate in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto in questa settimana. Per quanto riguarda i saldi, ho veramente preso pochissime cose. Praticamente soltanto una cosa da Zara e una cosa da Maison du Monde. Poi tutto il resto era a prezzo pieno. Non sono stata molto soddisfatta dei saldi che ho visto in giro. Però ho fatto un acquisto online, un ordine online, ed ho acquistato tutte cose in saldo, quindi dai, sono contenta da quel punto di vista. Il pacco deve ancora arrivarmi, quindi magari registrerò anche il video sugli acquisti che ho fatto su internet. Però oggi voglio mostrarvi le cose che ho acquistato in questi giorni nei negozi. Partiamo da H&M. Sono stata da H&M e ho preso praticamente la biancheria per il mio letto. Allora, vuoto perché sta facendo casino e parto. Allora, ho preso questa fodera per il cuscino. Ne ho preso soltanto uno perché voglio metterlo in mezzo. Ho tre cuscini, misura 50x50, e in centro voglio mettere questo per sostituirlo a quello che ho praticamente da un anno ormai, sempre di H&M, che però ha una scritta dorata. Questa è nuova collezione, ovviamente, quindi non era scontato. L'ho pagato 9,99€, 10€, ed è fatto così. Davanti è prevalentemente rosa, poi c'è questa riga dorata e poi questo rettangolo bianco, mentre invece dietro è tutto rosa ed è molto simile a questa tipologia di Maison du Monde. Anche questa mi piace molto, tutta rosa, con i dettagli in oro rosa. E quindi mi piaceva il colore, mi è piaciuta la fantasia e ho pensato appunto che stava molto bene con questi che ho già di Maison du Monde. Questo è uno e questo ad esempio è l'altro che ho centrale. Questo pensavo di metterlo dietro, praticamente un discorso di questo tipo, e mi piace. Quindi questo è il primo acquisto che ho fatto da H&M. Poi ho preso un copri piumino perché sono stanca di questo che sto utilizzando, di che è tutto bianco, e quindi ho preso un copri piumino e ho scelto questo. Ve lo faccio vedere in questo modo, ancora tutto piegato. Comunque è tutto bianco con questi dettagli, con questi disegni geometrici, e mi ha colpito molto infatti per la fantasia. E il bello di questo piumino è che da una parte appunto c'è la versione tutta bianca con i disegni geometrici in grigio, mentre dall'altra parte penso proprio di utilizzarlo in questo verso, aspettate, dall'altro lato è tutto grigio, è un grigio chiaro, e poi c'è la stessa lavorazione ma in bianco, e mi piace molto di più questo colore perché voglio un po' di cambiare, perché appunto adesso praticamente in questi ultimi mesi ho il copri piumino bianco e volevo cambiare colore, e quindi ho scelto questo in grigio. Poi insieme al copri piumino c'erano dentro anche le fodere per i cuscini, ma sono dei cuscini un po' particolari, in realtà sono dei cuscini, delle misure di cuscini che io non utilizzo perché sono questa grandezza. Praticamente sono quadrati, sono veramente grandissimi, non ho neanche idea della misura precisa. Vediamo se c'è scritto. Non lo so. Comunque ecco, io non ho i cuscini così grandi perché utilizzo quelli rettangolari, e quindi vediamo se riesco a fare qualche modifica per utilizzare anche questi. Poi sono stata da Maison du Monde. Anche da Maison du Monde c'erano diverse cose in saldo, però alla fine ho comprato soltanto una cosa perché in realtà non mi serviva praticamente niente, però non ho potuto resistere a questa mug. Ho scelto questa, ce n'erano anche di altre fantasie, io ho scelto questa. Era inizialmente perché il bollino, ci sono tre bollini da Maison du Monde per gli sconti, il bollino rosa era riferito al 30% di sconto, poi c'era quello azzurro e quello arancio, uno era al 50% e l'altro era al 70%. Questo rosa in questi ultimi giorni è passato dal 30% al 50%, e quindi ho preso questa tazza. La tazza è in porcellana, mentre invece il coperchio è in gomma, il coperchio appunto è tutto grigio, mentre invece la tazza è tutta bianca e poi ha questa lavorazione geometrica. E di questa fantasia ho anche le tovagliette da cucina, e quindi ho scelto questa lavorazione, questa fantasia, che è la mia preferita tra quelle che erano poi disponibili. Questa costava 8,59€, io praticamente l'ho acquistata col 50% di sconto e l'ho pagata poco meno di 5€, e sono stata contentissima dell'acquisto e contenta anche di averla trovata scontata al 50% e non più al 30%. Passo poi da Zara, ho preso due cose, una in saldo e l'altra no. Parto da... ho trovato questa nella borsina di Zara,
c'era questa cuffietta che ho preso da H&M, non mi ricordavo più, perché ovviamente quando sono arrivata a casa mia sorella ha voluto curiosare in tutte le borsine, mi ha ribaltato tutte, ha svuotato tutte le borsine e poi è questa finita nella borsina di Zara. Comunque, da H&M sì, ho preso questa cuffietta nera molto simpatica con questa faccina e con gli occhietti a forma di cuoricino in oro. Questa è della linea Divided e non era scontata ovviamente e l'ho pagata 4,99€, 10€, è veramente carinissima, tutta nera con questa faccina simpatica. Tornando a Zara, ho preso questa magliettina che l'ho trovata in saldo, scontata del 46,61%, quindi anziché pagarla 30€ l'ho pagata 15€, quasi la metà, così. È tutta rosa, questo colore rosa antico, mi piace molto, con queste paillette, non so se si vede dal video, ci sono queste paillette un po' sparse su tutta la maglietta. Ho preso la taglia S, che è la più piccolina, è una maglia che sta bella, non troppo aderente, però neanche troppo morbida, mi piace come veste. E queste magliette mi piace indossarle con sotto una canottierina, quelle molto aderenti di Tezenis con il pizzo sulle spalline, le trovo veramente molto carine. Ne ho una simile, cioè simile, fatta più o meno con questa idea, quindi un po' trasparente con qualche glitter, che avevo acquistato da Topshop a New York in oro rosa. Questa invece è un rosa antico. E anche questa ho intenzione di utilizzarla con quelle canottierine sotto, perché comunque è un po' trasparente, si vede il reggiseno, quindi preferisco metterci sotto una canottierina nera, magari un po' particolare, appunto con il pizzo, così. Questa è stata l'unica cosa che ho trovato in saldo da Zara, nel senso c'erano tante cose, però questa è stata l'unica cosa che mi ha colpito. Poi non sono stata molto a cercare, nel senso sono andata un po' così, abbastanza velocemente, perché in realtà quando ci sono i saldi non mi piace cercare nei negozi, perché è veramente un casino, e infatti vengo sempre attratta dalle collezioni nuove, come ad esempio una felpa di Zara un po' particolare con un incrocio sul davanti, però ho detto no, non la prendo, non mi serve, però era veramente molto carina e in saldo ho preso soltanto questa. Poi sempre da Zara ho preso quest'altro maglioncino bellissimo, mi è piaciuto un sacco appena l'ho visto. Questo qua, tutto rosa, un rosa fluo, super acceso. Questo l'ho comprato perché innanzitutto non costava tantissimo, costava 15,95€, 16€, quindi comunque come prezzo per un maglioncino è buono, perché veramente tiene molto caldo e molto pesante. Ho preso la taglia S e appunto l'ho preso perché aveva un prezzo accessibile e poi mi è piaciuto molto il colore, non ho maglioni di questo colore, acquisto sempre solitamente maglioni o neri o grigi, comunque colori abbastanza spenti tra virgolette, mentre invece un colore fluo mi mancava, non avevo assolutamente neanche un maglioncino, una magliettina con un colore super acceso come questo, e quindi l'ho preso. C'era anche grigio, di due grigi diversi, grigio più scuro e grigio un po' più chiaro, e se non sbaglio c'era anche nero, però non ne sono sicura. Io l'ho scelto rosa e penso che tra tutti questo è il colore più bello, e quando l'ho provato in camerino mi è piaciuto molto anche l'abbinamento con i pantaloni che avevo indosso proprio quel giorno. Avevo i leggings in similpelle di Calcedonia e con questo top stavano veramente benissimo, l'abbinamento mi è piaciuto molto e quindi non ci ho pensato due volte ad acquistare questa magliettina. È veramente un colore top, fantastico, mi piace molto, e poi fa risaltare anche il colore scuro dei miei capelli. E questo è l'altro acquisto che ho fatto da Zara. C'erano tante altre cose in collezione nuova che mi piacevano, però sono stata brava, come potete vedere. Poi sono stata da Primark. Sapete che ormai anche a Brescia è arrivato Primark e ho preso qualcosina. In realtà non ho ben capito se da Primark c'erano gli sconti, se c'erano i saldi oppure no, perché l'unica cosa che ho preso scontata è stato un accessorio, se non sbaglio, e poi tutto il resto non aveva sconti, però comunque costa veramente poco. Non ho preso niente di vestiti, perché per quanto riguarda i vestiti Primark non mi piace. Ho preso altre cosine. Quasi tutte le volte che vado da Primark esco sempre con almeno un pigiama, perché mi piacciono, i prezzi comunque sono abbastanza contenuti, non costano tantissimo, sono fatti bene, sono simpatici, e quindi vengo sempre attratta dai pigiami di Primark. Ad esempio sono stata nel negozio di Oysho giusto per dare una sbirciatina e gli sconti sono veramente ridicoli, perché ad esempio un pigiama, la maglietta di un pigiama, anziché pagarla, non so, 20€, era scontata 18€, cioè 2€ di sconto, anche no.
E quindi li ho presi da Primark. Perché poi tutte le volte che compro dei pigiami, mia sorella me li ruba, perché le piacciono anche a lei, e quindi alla fine non li utilizzo mai, soltanto io, o comunque non li acquisto, però poi non sono più miei, perché se li prende lei, quindi io ne compro altri. Anche perché ho fatto una bella pulizia per quanto riguarda i pigiami, quelli un po' vecchiotti, un po' rovinati, li ho buttati tutti e quindi ne sto ricomprando altri, perché poi alcuni sono anche a casa di Stelio, un po' in giro. Comunque, ho preso dei pigiami. Ho preso questa maglietta, che in realtà non aveva un completo, un pantalone abbinato, e quindi me lo sono creato io. Questa è appunto la maglietta. È rosa, molto molto chiara, mi piace molto, è veramente molto molto grande. Ho preso una taglia M perché la S non c'era più, se no avrei preso probabilmente anche la S, perché comunque, come potete vedere, è una maglietta veramente molto molto morbida, e anche lo scollo, strano ma vero, è abbastanza abbastanza scollato, perché per quanto riguarda i pigiami li trovo quasi sempre molto molto accollati, invece mi piace stare un po' morbida anche intorno al collo, non mi piacciono i pigiami quelli troppo troppo stretti. E appena ho visto questo l'ho preso, perché in realtà un pigiama con questa scollatura un po' più morbida non l'avevo. Appunto, tutto rosa, semplicissimo, e ho deciso di abbinare la maglietta a questi pantaloni. Anche questi, no, questi li ho presi in taglia S, però sono veramente grandissimi, grandissimi. Allora, sono grigi e ho scelto questi perché hanno il nastrino rosa e quindi si abbinava con il pezzo di sopra. Sono veramente, guardate dietro per farvi capire il cavallo quanto è basso, veramente. Cioè, sembra una L, non una S, ma in realtà è una S. E alla fine ci sono i soliti elastici e le caviglie. Poi ne ho preso un altro carinissimo, ed è questo. Questo ovviamente aveva il completino, quindi maglietta e pantaloni. Tutto grigio, con questi disegni, con queste applicazioni sul davanti. C'è una ciglia finta, c'è una ciambella, il cellulare, le labbra. Fatta benissimo. E il particolare di questa, che ho preso sempre in taglia S, è che dietro, guardate, è praticamente aperta, non so se si vede, sulla schiena praticamente c'è questo taglio e resta così particolare, un pigiama un po' più particolare, non è una classe, la classica magliettina che si vede sempre. E mi è piaciuta molto per tutte questi disegni, insomma, queste applicazioni. E ovviamente le stesse applicazioni vengono proposte anche sul pantalone. Questo l'ho preso in taglia M perché la S mi sembrava veramente tipo leggings, e per dormire li preferisco un pochettino più morbidi. Però vabbè, forse neanche, forse... Oddio! No, volevo prendere la S, ho preso la M. Cavolo! Devo andare a cambiarli. Cioè, a meno che a mia sorella vanno bene anche questi, però adesso che li guardo mi sembrano... giganti. Cavolo, non li avevo guardati bene prima perché erano chiusi, però adesso che ci faccio caso forse sono un po' grandi. Comunque, così, nastrino fluo in vita, e poi è su con le tasche, pigiama con le tasche, pantaloni con le tasche, e poi su una gamba ci sono tutte queste altre applicazioni che riprendono la maglietta, quindi c'è l'arcobaleno, c'è l'altra ciambella, il limone, un cactus, il gattino. Però, oddio, mi sembrano giganti, cioè, mi sembrano veramente grandi. Cavolaccio, non ci ho proprio fatto caso. Comunque, poi ho preso in cassa questi due pacchettini di salviettine. Queste sono delle salviettine per pelle sensibile, perché comunque in realtà quando vado a struccarmi ho la pelle misto grassa, però quando vado a struccarmi intorno agli occhi... la mia pelle tende un pochettino ad arrossarsi, quindi ho voluto provare a prendere queste salviettine. Queste sono delle salviette viso per detersione delicata, e quindi ho provato ad acquistare, appunto, 1,50 euro, due confezioni da 25 salviettine per ogni confezione. Poi ho preso questo pennello per applicare il blush. C'è il pennello da entrambi i lati. Questi pennelli di questa linea mi piacciono molto, li ho acquistati a Londra e poi ho continuato ad acquistarli anche qui in Italia. Mi trovo bene, costano pochissimo, ho pagato questo 2,50 euro. Mi piacciono e quindi li compro sempre volentieri. Anche perché i pennelli un po' più belli, diciamo, quelli più costosi, li tengo sulla mia vanity table, e quando sono di fretta
che magari mi sveglio la mattina, appunto, e non ho molto tempo, utilizzo i pennelli che ho in bagno in una pochettina, e quindi in bagno tengo i pennelli un po' più sfigati, chiamiamoli così, e quindi utilizzo, metto sempre questo genere di pennelli. Mi mancava di questa linea il pennello per il blush e quindi l'ho preso, 2,50€, veramente un buonissimo prezzo. Ho preso poi questa spazzola per i capelli. Partiamo dal fatto che mi piacciono molto le spazzole così grandi. Ne ho un'altra, sempre rosa, e con cui mi trovo veramente molto molto bene. Anche questa l'ho già provata e spazzola i capelli molto bene, mi piace. E poi ovviamente mi è piaciuta perché dietro è tutta rosa, rosa chiaro, con la scritta "Ti amo, ma non toccare i miei capelli". La scritta è oro rosa metallizzato, oro rosa lucido, non so se si vede. È bellissima e l'ho pagata 3€. Poi ho preso questi tre lacci per i capelli, questo set costava 2€. Il primo, questo, è un bronzo, poi c'è uno semplicissimo tutto nero e poi c'è questo nero con i glitter argentati. Questi sono la versione piccolina, diciamo, in confronto a questo. Questo l'ho pagato invece 2€, è soltanto uno, è un elastico sempre un po' arruffato, stile questi, però un po' più grande, con lo sfondo nero e poi ha tutte queste applicazioni metallizzate, argentate, bellissime. Mi ha colpito subito appena l'ho visto, quindi 2€ l'ho preso. Ho provato poi a prendere un paio di ciglia finte. Non ho mai provato le ciglia finte di Primark, quindi ne ho preso soltanto una confezione. Queste sono della stessa linea dei pennelli. Costava 1,50€ e sono tra i due modelli che hanno quelle più naturali, perché le altre sono veramente super intense. Ho provato a prendere appunto queste e le proverò e vediamo un po' come sono. Non so neanche se c'è la colla all'interno, però ho già la colla di altre ciglia finte che ho acquistato in passato, che ancora insomma mi è rimasta, quindi utilizzo questa. Tra l'altro, cosa bella da Primark, c'è la colla finta duo, che dicono che sia veramente fantastica. E comunque per il momento ho preso soltanto... No, dal rumore mi sa che c'è anche la colla all'interno. Comunque ho preso questo paio di ciglia finte. Poi ho preso questa candela, il profumo è buonissimo, costava 3€, e profuma di lampone e vaniglia, è buonissimo, veramente un profumo fantastico. Ho già acquistato candele di Primark, una era il profumo di marshmallow se non ricordo male, tra l'altro la confezione era veramente deliziosa e non l'ho mai accesa perché profuma soltanto da spenta, cioè già da spenta profuma tantissimo. E visto comunque mi piaceva la confezione, non l'ho mai accesa. Però questa invece la voglio accendere perché comunque il barattolino, diciamo, non è niente di che. Quindi sicuramente l'accenderò magari già anche oggi pomeriggio. Poi ho preso l'unica cosa in saldo che ho trovato da Primark. È stata questa fascia per i capelli. Sapete che io utilizzo tantissimo le fasce per i capelli quando devo struccarmi, quando mi faccio le maschere. E ho visto questa, mi è piaciuta molto, l'ho acquistata, tra l'altro era scontata perché anziché pagarla 3€ l'ho pagata 1€, sconto del 67%. È tutta nera con il nodino sul davanti incrociata, con le stelline un po' sparse su tutta la fascia, argentate, metallizzate, molto simpatica, per 1€ ho deciso di prenderla. Poi l'ultima cosa che ho preso da Primark sono stati i chokers, qua ce ne sono due, uno è tutto, aspettate, allora uno è un semplicissimo nastrino, un filo nero semplicissimo di velluto, mentre invece quello sotto è dorato, sono tre catenelle, poi ci sono queste monetine che mi piacciono veramente molto, pendenti. Questo l'ho pagato, questo set da 2-4€, sono i primi che acquisto, non li ho mai provati, sono sempre stata tentata, però non li ho mai acquistati. Ho visto questa coppia da Primark, mi è piaciuta molto, quindi ho voluto provare ad acquistarla, a prenderli. Poi da Primark, basta, vi faccio vedere altre due cosine che ho ricevuto e sono stata contentissima, veramente contentissima. Mr. Wonderful mi ha mandato due prodotti per la linea di San Valentino e quando mi è arrivato il pacco sono impazzita, a parte che quando mandano le cose c'è sempre o un lecca lecca o una caramellina, qualcosa di simpatico. Adesso qua non l'ho, mi sono dimenticata di prepararla, insomma di aggiungere a tutte queste cose. Comunque mi hanno spedito il pacco e all'interno c'era anche un bigliettino con un marshmallow, carinissimo, una confezione veramente curata nei minimi dettagli. Poi ho ricevuto, all'interno del pacco c'era questa tazza, che sono appunto dei prodotti che hanno realizzato per San Valentino.
questa tazza fatta benissimo. Sapete che io amo le cose di Mr. Wonderful, adoro tutto quello che c'è sul sito di Mr. Wonderful. E mi piace come scelgono la grafica, come utilizzano i font, i colori, insomma tutte queste cose, sono bravissimi per quanto riguarda la grafica, la scelta dei colori, degli abbinamenti, dei font, uno diverso dall'altro, un po' particolare, mi piace. Questa appunto è una tazza tutta bianca con questi, diciamo, voglio chiamare confetti un po' sparsi tutta la tazza, dei colori pastello, azzurri e rosa. E poi c'è questa scritta: il mio superpotere è poter stare con te. È veramente fatta benissimo. Io ho diverse tazze di Mr. Wonderful perché avevo già acquistato le loro tazze tempo fa e sono veramente fatte molto molto bene. Poi un'altra cosa che era contenuta nel pacco è stata questa candela che profuma tantissimo. Poi il pack, cioè parliamone. Cioè, quanto è bello, quanto coperchio rosa in latta e poi la candela, la base della candela azzurra, questo abbinamento di colori, le scritte, cioè guardate, sono veramente pazzesche, sono bravissimi. E questa è la candela profuma di frutti rossi, e profumo di frutta, cioè buonissimo, un profumo fruttato, super fresco, buonissimo. Allora, c'è scritto sulla tazza, innanzitutto c'è questo disegnino, il cuoricino, l'omino fatto forma di cuoricino e poi quest'altro cuoricino fatto, cuoricino, quest'altro omino fatto forma di fiamma e poi infatti c'è la scritta, quando ti vedo mi infiammo, cioè top, e sul coperchio invece c'è scritto, con te mi si accende la fiamma dell'amore, bellissima, confezione fantastica. Poi, bello il fatto che una volta terminata la candela si può riutilizzare la scatolina perché è fatta benissimo di latta, appunto. Cioè, non vedo l'ora di accenderla perché è già da spenta. Soltanto dall'usarla così si sente tantissimo il profumo e non vedo l'ora di provarla. Non ho mai provato le candele di Mr. Wonderful, quindi sono veramente molto molto curiosa. Vi ho mostrato tutte le cosine che ho acquistato in questi ultimi giorni. Come avete potuto vedere, in realtà questo non è un video sui saldi, perché praticamente di cose scontate ne ho trovate soltanto due o tre, ma tralasciamo questa cosa. Spero lo stesso che il video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!